L'unico consiglio che vi posso dare è che se scegliete un filo che abbia una fettuccia piatta, quindi non un diametro tondeggiante, magari è preferibile usare questo tipo di terminale, i terminali piatti. Vedete, questi qui che hanno le alucce che poi le piegate su da loro stessi e schiacciate il tutto. Mentre se utilizzate un filo che ha un diametro tondeggiante, quindi una sezione circolare, vi consiglio magari di usare questo tipo di terminali perché si adattano meglio alla forma del filo. Approfitto per mostrarvi anche un esempio di creazione con i fili. Come vedete, qui è stato usato del filo di cotone cerato, sono stati, vedete, applicati dei nodi, si sono creati questi spazi in cui puoi infilare la perla e poi ci sono anche un misto di fili di organza, che però come vedete qua hanno la fascetta più piccola. Questa in effetti è una creazione di Alessandra precedente ad Hobby Berlina, quindi il materiale lei lo aveva preso da un'altra parte. Però ecco, questo è un esempio del tipo di creazione che potete realizzare. Ci sono degli occhi di gatto all'interno, come vedete è tutto bloccato con dei nodi e poi alla fine gli occhi di gatto per quanto riguarda il filo di organza si mantengono tranquillamente perché essendo il filo di organza abbastanza ampio, avendo la fettuccia ampia, lo tiene fermo. E spero che possa esservi di ispirazione. Poi, come vedete, la parte posteriore è stata chiusa con un nodo che include tutti i fili e poi c'è un cono, un terminale metallico a forma di cono. Non esistono particolari tecniche che dovete applicare a questi fili. Sono stupendi proprio perché vi potete lasciare andare alla fantasia, li potete abbinare, potete pensare di annodarli, intrecciarli, fare diverse trecce tra loro, semplicemente arrotolarli su loro stessi. Passarli più volte magari all'interno di un componente in modo da creare una specie di strato che avvolge la perla. Avete tantissime possibilità. L'unica cosa che dovete tenere in considerazione è che molto spesso hanno un diametro particolarmente importante, quindi sono piuttosto grandi e dovete comprare dei componenti che vi assicurino un foro grande, altrimenti non riuscite a entrare all'interno dei fili. Poi abbiamo visto anche i terminali. Anche lì sta a vostra scelta, dipende dalla vostra manualità, da come vi trovate meglio a lavorare. Sono persone che preferiscono i classici terminali per l'organza, altri che preferiscono invece i terminali che devono essere piegati e schiacciati, altri preferiscono i tondi. Anche lì, se volete provare a cimentarvi a lavorare con questi fili, vi consiglio magari di comprare qualcosa come testa all'inizio, un po' di tutto, quindi qualcuno tondo, qualcuno piatto, qualcuno così a forma di borsetta, come dico io, e vedere quali sono quelli che ritenete migliori per il vostro tipo di lavorazione. Poi sicuramente un'altra cosa di cui è importante parlare è come far entrare il filo all'interno del componente, nel caso voi lo vogliate inserire ad esempio in una perla di vetro. Beh, diciamo che per quanto riguarda il caucciù, per quanto riguarda la coda di topo e anche i fili di cotone, che sono fili abbastanza rigidi, diciamo così, sono morbidi, però sono compatti, quindi riescono a entrare con decisione all'interno del foro. Per quanto riguarda invece, ecco, l'organza e magari l'accetto in camoscio, potreste avere qualche problema perché magari è un po', il filo essendo un po' più morbido, poi soprattutto l'organza è molto voluminosa, quindi non potete avere un foro talmente grande da far entrare tutta la fettuccia, è normale che la fettuccia un po' su se stessa si deve chiudere per transitare all'interno del foro, no? E in questi casi, ad esempio, potete utilizzare, nel caso dell'organza, o gli aghi a cruna lunga, però gli aghi quelli molto lunghi, anche da 10 centimetri, perché sono particolarmente pratici per questo tipo di lavorazione, essendo lunghi, non state con le dita proprio in prossimità della perla, potete lavorare con tranquillità. Però comunque dovete considerare che lavorando con articoli di grande dimensione, cioè quindi il nostro organza è particolarmente lungo, poi sicuramente lo dovreste abbinare ad una perla che è anche grande, perché altrimenti non potrebbe avere un foro molto ampio, è facile che l'ago si rovini, si pieghi facilmente, no? Perché subisce un forte stress. Altrimenti un altro modo per inserire i fili quando sono particolarmente morbidi oppure come l'organza hanno la fettuccia particolarmente ampia è quella di sfruttare un altro filo, cioè magari prendete un pezzo di cavetto d'acciaio, ad esempio rivestito di nylon, un pezzo formato una solina ma semplicemente con le dita così, niente di impegnativo, e poi applicate il vostro filo all'interno della solina in questo modo. Vedete? Poi nella perla fate entrare l'estremità del cavetto metallico.
e naturalmente il filo anche di organza entrerà all'interno della perla. Un altro accorgimento che potete avere soprattutto con i fili di organza è quello di tagliarne una quantità un po' più lunga quando lo dovete lavorare, perché naturalmente la prima estremità, quella che andrà a passare molto spesso all'interno dei vari componenti che voi vorrete inserire sul filo, si rovinerà, tenderà a sfilacciarsi perché è veramente estremamente delicata. Sono una serie di fili molto sottili intessuti tra loro che è molto facile che si sfilino, quindi quando lavorate con l'organza considerate un 5-10 cm di filo in più che sicuramente si rovinerà e che poi alla fine del vostro lavoro taglierete, poi applicherete il terminale e concluderete la vostra creazione. E niente, quindi io spero come al solito che il video sia stato abbastanza chiaro. Sono sincera, io non ero particolarmente ferrata su questo argomento, infatti Alessandra mi ha aiutato tantissimo, lei è molto più pratica di me. All'inizio questi fili non mi attiravano particolarmente, però vi posso dire che già adesso, avendo maggiori conoscenze, mi stanno venendo delle belle idee. Alla fine molto spesso, per approcciarsi ad una tecnica o a un nuovo componente, la prima cosa è conoscere la sua funzione, a cosa serve, quali sono tutte le varie possibilità. E spero di avervi ispirato allo stesso modo e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!